Mi chiamo Consiglia e abito a Marano di Napoli e mio marito è fuggito con mia sorella e questa è la mia storia. Accominciamo. Vengo da una famiglia per bene, di grandi lavoratori. Io e mia sorella siamo inseparabili. Eravamo come due gemelle. Lei era sposata, aveva una figlia di circa 10 anni. Io mi ero appena sposata e cercavo di avere un bambino, ma questo bambino non arrivava. E molto spesso nelle nostre liti, è vero, si dicono cose che non si pensano, ma sentirsi dire che non sei in grado di procreare e che non sei sana di mente, penso che farebbe male a chiunque. Mia sorella frequentava molto spesso casa nostra. Nell'ultimo periodo avevamo una vera e propria convivenza a tre, dove però ero l'unica a non sapere che gioco si stava giocando. Avevo notato la loro complicità, ma pensavo che fosse dovuto al fatto che si volevano bene, come mia sorella e come mio marito. Non avrei mai immaginato, devo essere sincera, ma credo che al posto mio non avrebbe immaginato nessuno. Fatto sta che un giorno, quel maledetto giorno, tutti e due dicono che devono fare una commissione. Salutano mia nipote, gli danno un bacio, che stava sul divano, stava guardando la TV, e dicono che devono uscire a comprare una macchinetta del caffè. Non tornarono mai più. Erano scappati insieme. Immaginate io come potevo stare, sola, senza un soldo, con mio marito che mi aveva tradito, con mia sorella. Avevo perso in un solo colpo marito e sorella e mi ero ritrovata a crescere una bambina di 10 anni. Come spiegare a mia nipote che la mamma era scappata con lo zio, che l'aveva lasciata? È vero, lei in seguito ha fatto qualcosa per incontrarla, ma la bambina ovviamente ha sviluppato un senso di abbandono, dove pensava che la madre non volesse sapere niente di lei, anche se so che mia sorella c'è stata male, perché qualsiasi mamma sarebbe stata così. Ma la realtà dei fatti è che per 1 anno e mezzo mi sono occupata io di mia nipote, sola, col mio dolore, con una bambina da crescere, dovendogli dare delle spiegazioni, con la vergogna di una città che sapeva quello che era accaduto. Non l'avrei mai immaginato. Ero distrutta a pezzi. Un giorno mi riscrive quest'uomo, che era un vecchio amico. Anche lui una situazione molto difficile, con una separazione. All'inizio ci siamo avvicinati per confortarci, per sfogarci, per aiutarci. E questo sentimento è cresciuto pian piano, fino a diventare amore. Ad oggi siamo insieme e finalmente ho coronato il mio sogno, quello di diventare mamma. Adesso ho una bellissima bambina che è tutto il senso della mia vita. Ora sono una donna felice. Mio marito è un uomo per bene, mi rispetta. Non si sognerebbe mai di dirmi certe cose, anche quando è arrabbiato. Dopo 1 anno e mezzo mia sorella decide di tornare perché non ce la fa più a stare senza sua figlia. Indovinate che cosa ho fatto? L'ho perdonata, perché è mia sorella, nonostante il male che mi ha fatto, io l'ho perdonato, ma lui no, lui non lo perdono. Certo, mi rendo conto che era difficile spiegarmi di essersi innamorato di mia sorella, ma così, scappare, senza neanche una spiegazione, come se io non fossi nessuno, non lo posso perdonare. La verità si affronta, perché vedete, l'amore può finire, ma il rispetto, quello no, non lo accetto. Ad oggi so che loro si sono lasciati, non so come andrà a finire la loro storia e sinceramente neanche mi interessa. Adesso la mia vita, io ho scoperto che cosa significa l'amore vero. Che cosa significa essere mamma?
Faccio questo video per dire che a volte la vita ci riserva delle cose bruttissime e dolorose, che chi viene tradita molto spesso si sente come in un baratro dove non vede via d'uscita. Ma vi posso dire che la via d'uscita c'è, giorno per giorno, piano piano, si può superare tutto. Voglio dire che non ci si deve abbattere. Che prima o poi le cose belle arrivano, soprattutto se si è una persona di cuore, se si è una persona per bene. La vita mi ha messa a dura prova con il mio sangue, la mia sorella. E ho bisogno di averla nella mia vita, perché comunque vada. So che io voglio bene a lei, come lei vuole bene a me. Buona vita. Questa storia fa parte del mio format Eroina Invisibile, creato il 1 giugno 2023, dove narro storie di persone che hanno deciso, per tutelare la propria privacy, di cambiare nome e città, ma mantenendo i fatti e accadimenti realmente avvenuti. Loro hanno dato solo a me l'esclusiva di poter raccontare la loro storia. E io sono una narratrice. Buona vita.